Tracce di benzina data alle fiamme con appositi inneschi rinvenuti dalla scientifica giunta sul posto dopo che l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco è riuscito a evitare che l'incendio si propagasse anche alle abitazioni vicine. È il quadro che si sono trovati davanti gli agenti arrivati mercoledì sera davanti alla pizzeria Carpe Diem in viale Benedetto Croce, all'angolo con via Campobasso a Chieti Scalo, dove sono in corso i lavori di sistemazione dell'esercizio commerciale, la cui apertura era prevista per il 29 settembre. L'incendio, dichiara Matrice Dolosa, ha provocato danni ancora da quantificare alla veranda e agli infissi del locale, dove un tempo insisteva il pub L'Altro Vinota, ma non servirà a scoraggiare il titolare Emilio Berghigna, 31 anni, già proprietario di altre pizzerie a Montesilvano, Spoltore e L'Aquila, e della gelateria Rivareno a Montesilvano. Cambieremo gli esterni della pizzeria danneggiati dalle fiamme e faremo in modo di inaugurare comunque per il 15 ottobre, annuncia Berghigna, che al TG8 ha rivelato di essere già stato minacciato. È stato un episodio intimidatorio con un ragazzo in stato di ebbrezza che mi disse: qua non è Pescara, poi ti faccio vedere io. Non credo dipenda da lui comunque, cioè è una cosa che ho completamente dimenticato. È vero che poi i dispetti si fanno da scurdate, come si dice a Napoli, però non voglio pensare sinceramente, attualmente non so a chi attribuire un gesto simile. Tra l'altro c'è anche un altro episodio che ci hanno messo un cane morto dentro al contatore del gas, quindi questo è il secondo dispetto che riceviamo. Che idea ti sei fatto? Può essere stata una ragazzata, ma non penso che i ragazzi girino con le bottiglie di benzina, o che abbiamo dato fastidio a qualcuno, qualche concorrente posso pensare, però è brutto perché poi la concorrenza ce la si gioca sul campo, non con questi gesti. Anzi, sono dell'idea che fa bene, la concorrenza leale è sempre ben accetta, non deve essere vista come una piaga, ma come un bene, secondo me. A sto punto può darsi che abbiamo dato fastidio a qualcuno, non so a chi. Il peggio dunque è stato evitato grazie alla prontezza dei vigili del fuoco e alla vernice ignifuga della veranda del locale, due fattori che hanno evitato che le fiamme si propagassero anche alle abitazioni vicine con conseguenze ben più gravi. Intanto il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, esprime solidarietà a Berghigna e annuncia di rafforzare il controllo sociale e legale in città. Ieri sera ho ricevuto anche una chiamata dal sindaco, l'ho ringraziato, fa sempre piacere insomma ricevere... abbiamo ricevuto tanta solidarietà dalle persone. Ringrazio pure le forze dell'ordine che sono intervenute subito. I lavori comunque vanno avanti perché vediamo che sarete comunque pronti a inaugurare. Sì. Inizialmente ci ha preso un colpo, siamo scoraggiati perché comunque è un gesto vile. Attualmente poi la cosa è fresca, quindi tante di quelle persone, ognuno ci dice la sua, però non abbiamo le idee chiare su chi possa essere stato.